tutte e benvenute in questo nuovo blog. Sarà un weekly perché appunto lunedì io ho deciso di vloggare, no? Così perché ogni tanto a me mi vengono questi 5 minuti e di dire faccio un weekly e molte volte me l'avete richiesto e solamente richiesto tante di quelle volte che ho deciso di accontentarvi. Ma non perché non mi piacciono, però ho paura di scocciarvi sempre, no? Con i vlog, però mi avete detto che vi piacciono, quindi ve le faccio tranquillamente. Voglio appoggiare da qualche parte perché voglio parlarvi un secondo, se ci riesco. Se riesco a appoggiarvi da qualche parte. Vediamo tra le arance. Ok, un po' instabile, però ci siete. Però ci siete. Allora, oggi è, vabbè, lascio da parte il mio cappello. Non so come metterlo, comunque. Oggi è lunedì, 18 marzo, ed è lunedì un po' diverso dal solito in realtà, perché mi sono svegliata tipo contenta. Perché? Allora, partiamo dal presupposto che non sono andata a scuola, e poi vi spiegherò nel corso del vlog perché non sono andata a scuola. Diciamo che sarà un vlog un pochino diverso dal solito, nel senso che mercoledì ho l'esame della patente. Molte di voi, tante di voi mi hanno richiesto come è andata la patente, cose, e io un po' per superstizione, un po' per tutto, non ho risposto, nel senso che tutti quanti mi chiedevano mai fatto l'esame, quando devi fare l'esame, è ovvio che io non lo dica, nel senso che preferisco dirlo dopo. Può essere che vengo bocciata, può essere che vengo promossa, poi lo sapete io, chi mi conosce sa, io sono molto 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 pessimista, però cercherò di essere quanto più ottimista possibile, di essere più concentrata possibile, di non farmi venire l'ansia, perché so che se mi viene l'ansia è un casino, perché poi inizio a fare danni. Quindi appunto mercoledì di questa settimana, quindi il 20 marzo, ho l'esame della patente. Nel corso del vlog ovviamente io vi dirò com'è andata, vi porterò con me, vi farò vedere, ovviamente non vi porterò dentro lì perché mi bocciano automaticamente, però poi vi riprenderò dopo, anche se sarà, cioè vi riprenderò, vi dirò, vi farò sapere. Quindi è un po' un vlog speciale, un weekly vlog speciale tra virgolette. Però mi sono svegliata felice, lasciamo questa cosa a parte della patente perché sennò già mi viene l'ansia per mercoledì, che mancano soltanto 2 giorni, ma ok. Mercoledì, cioè lunedì bellino perché mi sono svegliata e è arrivato il corriere. E quindi sono felice. Poi il tempo è bello, io sono molto meteoropatica, così si dice. Quando c'è il sole sono felice, felice, felicissima. Quando c'è pioggia odio tutti. Infatti c'è un bellissimo sole. Scusate i cani, ma sono fuori, quindi sopportateli. Comunque stavo dicendo, è arrivato il corriere perché venerdì ho fatto un ordine, cioè ho preso delle scarpe su Quanticlo. E ora vi faccio vedere, sono veramente belle. Allora, lo scatolo, vabbè, lo conosce tutti, arriva così. Diciamo che non mi è piaciuto un po' perché è arrivato leggermente rotto, come potete vedere. Se erano delle scarpe un pochino più, magari un regalo, cioè, presentarmi con questo scatolo non mi sembra proprio la. Cioè, però vabbè, comunque, non ci lamentiamo, sono noi, quindi pace. Questo è il foglio per il reso, quindi si può fare il reso per entro 14 giorni, quindi potete farlo automaticamente, o potete farlo sia online che prenotarlo telefonicamente, oppure alla sede SDA, vabbè, più vicino a te. Tutte queste cose, per fortuna mi vanno, quindi non devo fare casini. Questo è il coso della spedizione e queste sono le scarpe in questione. Allora, queste erano delle scarpe in offerta perché costavano 29,99 euro e io le ho trovate a 20, a 9,99 euro. Infatti, appena ho visto il prezzo, ho detto no, queste devono essere mie. E niente, sono un sacco belle. Hanno il nodo davanti, c'erano rosse, nere e rosa. Io le ho prese nere per abbinarle un po' ovunque. E hanno questo laccio, che questo filo, diciamo, tipo laccio, che va attaccato sulla gamba, tipo dove sta il polpaccio. Ora ve li faccio vedere indossate perché così non si capisce niente. E niente. Questi sono i tacchi in questione. Eccoli qui. Ovviamente vanno rilati meglio, però è questo l'effetto che deve fare. Cioè, legate. Scusate il mio piedino. Ecco qui, vedete.
capire che vabbè qua va stretto leggermente e niente, è veramente bello. Niente, vanno sistemate, il laccio va messo meglio, nel senso che va attaccato meglio, ma sono belle, sono veramente belle. L'ho legato dietro, ma potete legarlo come meglio preferite. Ovviamente non vanno ora perché sono troppo estive, però tra un mesetto già le potete mettere tranquillamente. E niente, sono molto belle, sono stata contenta, cioè quando io faccio video o cose partono allarmi, ambulanze, carabinieri, tutto, cani, vabbè. E ora le tolgo dentro alle loro buste. Sono rimasta contenta, non dirà di qua. Oddio, mi sono piaciuto un botto, quindi sono rimasta contenta. Niente, ho tutte queste cose. Cappellino a parte. Niente. La solita routine, nel senso che alle 3:30 vado a scuola guida. Poi purtroppo non posso andare in palestra perché questa settimana bolaido un po' dura, perché tra i quiz che devo fare per la scuola guida, l'esame e tutto, sarà un po' cioè è difficile andare in palestra, però riusciremo. Dopo, cioè, scuola guida, quindi dover fare i quiz e tutto il resto, devo andare dal dentista, infatti ho un po' d'ansia. Io devo portare la macchinetta. Allora, l'ho portata per un anno, quando ero un po' più piccolina, e diciamo i denti sono aggiustati, infatti, come potete vedere, non ho i denti storti. Sotto sì, cioè i denti storti. Sopra potete vedere che non ho, chissà, che denti storti. Il problema è che sono essi male, nel senso che qui è largo, qui è fatto male. Diciamo, devo mettere la macchinetta. L'ho messa per un annetto più o meno e poi me ne sono totalmente dissociata, nel senso che non l'ho portata più. Il dentista dove andavo non mi piace. Un mese fa sono andata da un altro dentista per fare il controllo e tutto il resto, non mi è piaciuto come lavorava e tutto il resto, perché io poi sono molto cacchio su queste cose, nel senso che se non mi piace come lavori, se non mi colpisci, se non sei professionale, io non ci vengo da te, non mi metto sotto le tue mani, perché poi i denti non è, cioè, che stiamo parlando di una stronzata, e quindi mi metto sotto le tue mani e non mi è piaciuto, mi hanno preso per l'impronta e tutto, ma zero. E ora ho preso l'appuntamento con il dentista delle mie due cugine, che vanno già da tanti anni, si sono messe entrambe le macchinette, si sono trovate stra bene, quindi ho detto lì vado sul sicuro. È un po' caro come prezzi, però diciamo rispetto a dove sono andata un mese fa, penso che la cifra sarà più alta, non lo so. Credo di sì, ma sinceramente è molto bravo, ho visto i risultati che hanno avuto le mie cugine, quindi vado, diciamo, sul sicuro, tra virgolette. È il dentista anche di Anna, quindi ci vado un po' sul sicuro e niente, oggi sarà il primo appuntamento, quindi vedremo che mi dirà, mi farà l'ecografia, cioè mi farà la, come si chiama, prenderà le impronte, mi farà la radiografia denti, se così si chiama, correggetemi, non ne capisco niente, sono ignorante in materia, e mi farà un controllo, tutto quello che devo fare, e poi mi farà quello che mi dirà il prezzo e tutto il resto. Oddio, niente, speriamo che vada tutto bene. Niente, ci vediamo, ci sentiamo direttamente dopo. Ok, sto per andare da questo benedettissimo dentista, vi farò sapere cosa mi dirà. Niente, sto andando, non vi nego che ho un po' d'ansia, ma ormai chi mi conosce sa che io pure se devo fare una visita dal medico ho l'ansia. Purtroppo io, raga, un giorno mi taglierò ansia, giuro, perché è la cosa che più mi, cioè, boh, mi mangia. Non mi faccio mangiare da nessuno, mi faccio mangiare da ansia. No, scherzo a parte, questo, cioè, veramente sono una persona tanto tanto ansiosa, devo riuscire a combatterla. E non so come, credetemi, perché so che magari, tipo, io se non ci penso, so che, perché poi alla fine, cioè, quell'ansia che dopo magari 5 minuti, cioè, già dopo che entro, per esempio, già che sono nello studio, già inizia a passarmi.
Però, cioè, ho veramente ansia per qualsiasi cosa, anche per una stupidaggine che devo fare, magari un controllo, ripeto, un'analisi del sangue, eccetera. Ho ansia, tipo un mesetto fa mi sono tirata il sangue, ho fatto le analisi generali, perché comunque ogni 6 mesi, ogni 7 mesi lo faccio, e avevo un'ansia assurda. Poi dopo ero tipo tranquilla, quindi vabbè, per dirvi, chi mi conosce sa che sono un po' così. Tutto a posto, sono tornata, sono le 7:30, sono appena tornata perché poi sono andata a mia nonna che si è fatta anche lei un piccolo controllo e niente, allora mi ha visitata, devo dire che è stato, cioè mi è veramente bravo, nel senso che mi è piaciuto proprio tanto a livello di professione e tutto. La cosa che devo fare io è un procedimento molto lungo, molto complicato, devo mettere l'apparecchio, questo è base, nel senso che io già lo sapevo. Però comunque ci sono uscite delle complicazioni, ovviamente non sto qui a dirlo perché non sono neanche in grado di spiegarvelo e credo non interessi nemmeno a voi. Sicuramente quando metterò l'apparecchio altre cose ve lo dirò, ve ne accorgerete, però non in questo momento, perché prima di mettere l'apparecchio ci sono delle procedure che bisogna fare con i denti, quindi prima di mettere l'apparecchio bisogna fare delle cose, quindi il tempo passerà. Mi pento solo di averlo fatto a questa età, nel senso che comunque ho 17 anni, quindi sono abbastanza grande per fare queste cose, e me l'ha detto anche il dottore, però, cioè, come si dice, meglio tardi che mai, quindi mi pento un po' di averlo fatto tardi, nel senso che sarei potuta arrivare a questa età e avere denti tipo belli, perfetti, e vabbè, comunque l'importante è farlo anche tardi, l'importante è arrivarci, farlo. Quindi niente, questo è quello che ci tengo a dirvi, nel senso che curatevi nei minimi dettagli, perché comunque poi magari anche se avete dei fratelli più piccoli, portateli al dentista, e anche se piangono come me, mi faccio venire le crisi, fatelo, perché è importante, perché poi magari si trovano alla metà che devono fare delle procedure brutte che richiedono tempo, quindi io sicuramente a 18-19 anni avrò ancora la macchinetta, probabilmente, non ne sono sicura, ma probabilmente per i tempi che ci metterò soltanto per metterla saranno lunghi, quindi immagino poi tenerla quanti anni, quindi portateli perché è importante, e solo questo. Poi l'importante è curarsi, nel senso che meglio tardi che mai, no, come si suol dire, e sono felice di aver fatto questa visita, mi sono trovata davvero bene e mi sono piaciuti perché sono tutti simpatici, tutto lo staff è veramente simpaticissimo, e niente, speriamo che vada tutto bene. Martedì prossimo ho un altro appuntamento, quindi il 26 marzo ho un altro appuntamento, dovrò andare a fare delle procedure eccetera, e niente, me lo volevo giusto dire così, accennare, ma non vado nei dettagli anche perché non ne sono capace. Buongiorno, oggi è martedì 19 marzo ed è la festa del papà ed è San Giuseppe. Io ho uno zio che si chiama così e niente, allora sono le 9:10, mi sono appena svegliata perché comunque non devo andare a scuola. Già ieri vi dissi che ho preso 3 giorni e li ho presi per questo esame che devo fare, nel senso che devo fare l'esame domani, e quindi mi sono presa lunedì, martedì per fare i quiz anche di mattina, perché mi sto cagando addosso. Come già vi ho detto, sono molto negativa, ma ce la faremo, riusciremo a farcela, nel senso che come papà lo accetteremo, cioè comunque a prescindere, quindi non mi faccio problemi. Mi sta uscendo tipo un brufolo bellissimo qui, va bene. Comunque mi sono resa conto che ieri ho parlato tipo un botto, quindi mo niente, vado a mi trucco e ci sentiamo più tardi. Questa qui è la spesa che abbiamo fatto oggi a mamma, ovvero, allora abbiamo preso, a parte questa schifezza, ma volevamo provarla, ed è praticamente la tipo panino napoletano, più o meno, sì, volevamo provarla. Abbiamo preso il tonno, delle piedine, tipo
tortillas che sono appena uscite perché non le ho viste, la provola, il mais, i pomodori, le bruschette, friselle, il crudo. Quindi sarà un pranzo totalmente leggero perché con una giornata così bella non si può mangiare pesante. E quindi niente, inizio a preparare un po' il tutto. C'è delle fragole, adoro. Sì, non sono un granché, ma l'abbiamo presa. E poi ho preso anche questa, che sono curiosa di provare, che è un hamburger di tacchino dell'Aia. Quindi sono curiosa. Allora, mi sono appena resa conto che ieri ho fatto tipo 15 minuti solo a parlare, e questa cosa è molto grave perché questo qui è un weekly, e significa che dovrò parlare per tutta la settimana, e mi sa che questo weekly vlog arriverà a 45 minuti. Comunque scusatemi per tutte queste cose che mi stanno uscendo, non so che sta succedendo sul mio ISO, e la tenda che non si sta ferma un secondo. Comunque niente, io sto aspettando mio padre perché io devo andare a scuola guida come tutti i giorni, e vabbè, sapete che ho un brutto presentimento, ma chi mi conosce sa, cioè nel senso chi mi conosce sa questa cosa, quindi non è una novità. So che ve lo sto ripetendo da una vita, oggi sarà l'ultimo giorno che farò, si spera l'ultimo giorno che farò le schede, vediamo come va, vi faccio sapere, tengo aggiornati. E niente, allora, lo potete capire dalla mia faccia, oggi è mercoledì 20 marzo, stamattina sono andata a fare l'esame e idonea. Tra l'altro non ve l'avevo detto, ma io l'esame sono andata a farlo con Roberto, perché abbiamo frequentato la scuola vita insieme, il mio fidanzato. Neanche lui è passato, siamo passati entrambi. Sono felicissima, sono contenta. In un video a parte vi spiegherò la mia esperienza, tutti un po' i consigli che vi do, la mia esperienza appunto, come l'ho fatto eccetera, come l'ho presa, tutti i pro, i contro, perché comunque c'è da sapere tante cose. E niente, meno male, sono felice. E allora, diciamo che vi racconto un attimino proprio in breve, perché poi ve l'ho detto, voglio fare un video a parte. Allora, vi racconto proprio in breve la mia, diciamo, quello che è successo. Allora, stamattina mi sono alzata, noi eravamo il terzo turno, varia a seconda, diciamo, del vostro istruttore, del turno, diciamo, che dice, che danno a lui, ovviamente vi dirà lui l'orario e tutto. Ne eravamo il terzo turno, infatti dovevamo trovarci a scuola guida alle 9. Siamo andati a scuola guida e vabbè, comunque sta venendo mia mamma, quindi vi spiego dopo tutto. Però, oddio, non riesco a mettere la cintura, vi spiego tutto dopo. E appunto siamo andati là alle 9, siamo andati e ovviamente c'era tanta gente, c'erano tante persone fuori, abbiamo aspettato perché abbiamo aspettato una mezz'oretta, ma pure di più, tipo mezz'oretta 40 minuti, e niente, siamo andati, siamo entrati, ovviamente vi fanno i controlli. Se avete qualcosa dovete posare il telefono, i tovaglioli, la carta, anelli, bracciali, orecchini, tutto. Vi fanno il controllo, poi aspettate fuori all'aula. Quando l'ingegnere vi chiama, vi dice grazie, vi dice ad esempio Parisi, oppure un nome, il vostro nome. Voi entrate, gli date tutto quello che vi dà e iniziate. L'ansia a mille, io stamattina stavo per vomitare, mi bevo il latte. Ma alla fine è andato tutto a posto, cioè. Allora, buonasera. Alla fine poi non ho ripreso più niente, vi ho solo tipo avvisati dell'esame e tutto. Comunque noi siamo venuti a mangiare in questo ristorante, pizzeria, che si chiama così. Infatti è bellissimo, guardate qui. Molto bello, io ho mangiato
qualche sfizio, io ho diviso la pizza con mia mamma, perché la pizza intera io non la mangio, quando mangio gli sfizi, diciamo. E niente, ora vado a casa, metto il pigiama, vado a dormire che domani devo andare a scuola. E ci sentiamo, penso, direttamente domani. Buonanotte a me, buongiorno a voi, dipende quando state guardando questo video. Buongiorno, oggi è 21 marzo, è giovedì, sono le 3, io sono appena tornata da scuola e niente, devo mangiare però qui ancora niente perché ho messo i maccheroni nel congelatore perché mamma mi ha preparato i maccheroni freddi, soltanto che sono un po' caldi. Quindi l'ho messo un po' nel congelatore e sto aspettando. Tra l'altro oggi devo... Allora, mi metto un attimo qui così vi spiego. Allora, oggi devo andare a ritirare il foglio rosa a scuola guida. Poi devo andare in palestra, se ci riesco e se non mi viene questo benedetto ciclo. Perché vi giuro che sto morendo da mal di pancia, quindi se mi sento meglio ci vado, altrimenti vado direttamente la settimana prossima. E poi devo farmi le unghie alle 4:30, quindi tra un'oretta devo farmi le unghie perché sto messa male, guardate questa che è mia, scusate il segno, cioè sto messa veramente male male, sto bevendo un po' di cola come il mio solito. Tra l'altro oggi è il primo giorno di primavera e veramente c'è un bellissimo sole, cioè io sono contentissima. Niente, quindi aspetto che questi maccheroni si freddano e mangio, ve lo faccio vedere. Sono bellissimi da... Eccoci, sono già... So che non sono bellissimi da vedere, ma vi giuro che sono la cosa più buona del mondo, perché io non sono molto... Dicendo, non sono molto amante della pasta, diciamo così, non mi piace tantissimo, infatti ne mangio poca. So che comunque si deve mangiare, i carboidrati fanno bene, eccetera, ma non mi piace tanto, devo essere sincera. E poi tendo sempre a riempirmi tanto con il primo, quindi lo mangio pochissimo. E così riesco a mangiarlo davvero, cioè nel senso che non lo mangio con quella forza, forza... Sto guardando un programma su Real Time. Perché il mio è già iniziato e devo guardarlo fin dall'inizio, quindi lo guarderò su Real Time. E sto guardando il mio grosso, grasso matrimonio gypsy. Non ho mai visto, cioè non sto capendo niente. Buongiorno, oggi è venerdì 22 marzo e sono le 3, sto guardando Mine e Donne e scusate se poi ieri vi ho registrato poco, stamattina non ho ripreso, ma ieri ho fatto le unghie e non mi sono sentita molto bene, ho avuto un mal di stomaco assurdo e stamattina ovviamente sono andata a scuola e ora sto qui guardando Mine e Donne. Ieri tra l'altro ho fatto le unghie, ora ve le faccio vedere, ma le ho fatte così molto semplici, molto tranquille, l'ho ottenute della lunghezza, cioè della lunghezza con la ricrescita, non le ho accorciate semplicemente perché volevo fare questa forma e questa forma troppo corta fa schifo. Ora vi giro e vi faccio vedere. Eccole, scusate se sentite le voci, ma sto guardando Mine e Donne. Comunque queste qui sono le mani, sono, cioè come potete vedere sono corte, non è che sono lunghe, perché voi lo sapete, cioè non mi piacciono più tanto lunghe. A volte forse mi viene la voglia, ma le preferisco più corte. Eccole. Buongiorno, oggi è sabato 23 marzo e io sono mezzogiorno e mezzo, mi sono svegliata prestissimo stamattina, però sono andata un po', diciamo, sono stata un po' a letto, guarda, qualche serie e via. Ah, eccole qui, cioè guardate qui quanti
perché praticamente non so come, al negozio di mio padre ci sono pacchi interi di queste cose, quindi me ne sono portato qualcuno qui. Comunque ho preparato con le mie bellissime manine, cioè ho fatto, perché praticamente avevamo comprato al supermercato, se riesco a prenderle senza vedere niente, ok, abbiamo comprato al supermercato queste fragole che erano già un po' andate a male in realtà, cioè non erano ottime, però a me era venuta tipo una voglia assurda e ho detto no, le prendiamo così, cioè perché le voglio provare, poi non le vedevo proprio male. E le ho prese e le ho anche, diciamo, tagliate, lavate, pulite. E sono bellissime. Cioè, sono poche perché ho preso due vaschette piccoline, però sono veramente belle, ora ve le faccio vedere. Hanno una voglia di mangiarle assurda. Tra l'altro io, guardate dove le ho messe, poi c'è, top. E le pesiamo dentro perché... Così, mi raccomando, poi mettete sempre la carta questa qui, così non prendono, però non ce la faccio a posarle. Metteteci sempre la carta questa qui, così non prendono la puzza del frigo, sono veramente fa schifo. E niente, io ci ho messo un po' di limone e un po' di zucchero, basta. Comunque io mi preparo, tra l'altro mia mamma ha comprato tantissime schifezze perché Roberto... Beh, io praticamente mia mamma non ha altro figlio, così dice, perché Roberto, sapete che piace mangiare schifezze varie, quindi ho preso queste, che io non mangio quasi mai perché queste tipo fanno malissimo, però sono buonissime. I teneroni a mio fratello, che però di solito io le mangio perché comunque sono buone. Poi meglio che non faccio vedere qui dentro che ci sta, perché viene tipo un dolore... Cioè, mi spiegate? Cioè, guardate. Ma inizia a suonare pure il frigo. Arriva tutto e facevo una strage con le merendine. Poi guardate cosa abbiamo comprato, ma vi giuro fanno schifo, non prendeteli. Fanno proprio schifo, schifo, schifo. Ci sono due pacchi, ma cioè sono brutti, brutti, brutti. Non mi piacciono assolutamente. Comunque io stavo dicendo, mangerò questi che sono praticamente degli hamburger di tacchino al rosmarino e sono buonissimi, veramente buoni. Costano 1,30 euro e sono due, io ovviamente ne mangerò uno e vi giuro che sono veramente buoni, provateli. A parte questo, io niente, oggi tra l'altro ci sono una bellissima giornata, non so se ve l'ho già detto, ma sapete che io sono molto meteoropatica, quindi adoro quando escono perché poi quando inizio a parlare mi chiamano tutti. Io sono molto meteoropatica e quindi quando ad esempio c'è un tempo brutto io sono tipo tristissima, quando c'è un bel tempo io sono tipo la persona più felice del mondo, quindi sì. Tra l'altro mi devo fare un bellissimo shampoo, c'è due vini la parrucchiera, penso che me li faccio lisci, però perché so già due settimane che me li faccio così, quindi li voglio fare lisci, anche se mi preferisco così, mi dico proprio la verità sincera, però almeno non ci facciamo sempre la stessa via. E quindi niente, comunque se vi fa piacere, quindi vi faccio una domandina, così mi fate sapere sotto nei commenti, magari è arrivato fino a qui, vi faccio sapere se vi potrebbe piacere che io faccia dei weekly vlog ogni settimana. Ovviamente non vi prometto niente, nel senso che, mi spiego meglio, non ogni settimana, però più frequentemente, nel senso che quando riesco le faccio. Quindi non è che le farò ogni settimana proprio come un appuntamento fisso, no. Però quando posso, quando riesco, cerco di farlo. Quindi se vi piacciono, cerco di farli più frequentemente. Fatemi sapere, perché sapete che è molto importante il vostro giudizio. Io
Ovviamente questi video, oltre a essere comunque dei video che devono piacere a me, perché ovviamente li devo fare io, ma devono piacere a voi perché voi siete il pubblico e quindi voi dovete dirmi cosa preferite vedere, se è un mukbang, un vlog, un vlog normale, quello che volete. Quindi fatemi sapere, datemi idee anche per altri video, io vi leggo, vi ascolto e niente. Almeno per un milione. Ah, però devi fare. Comunque, raga, secondo me io oggi non ho vloggato proprio, comunque è domenica. E vi chiudo qua questo vlog perché, come potete vedere, sono in pigiama e struccatissima. Infatti, scusatemi la faccia. Allora, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo fate, perché vi guardo. Di mettere un mi piace, di commentare con qualsiasi cosa. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Mando un bacio, buonanotte a me e buongiorno, buonanotte anche a voi, dipende da quando state guardando il video.